Non ce la faccio più. Amore, io te l'avevo detto, andiamo con la macchina. Ma da quant'è che aspettiamo, Gianni, da quanto? Non so, una decina di minuti. Neanche un segno, una speranza all'orizzonte, il nulla, nulla. Non guardare, tu non guardare. Te l'ho detto se volevi il giornale. Sono stanca, sono stanca. Lo so, Carla, lo so, ma qua siamo seduti almeno. Non ha senso, non ha alcun senso passare la vita ad aspettare senza scopo. Ma senti, non esagerare, Carla, te l'ho detto, a piedi non ci vengo. Aspetta, mi mancano le ultime 3 righe, aspetta un attimo. Sei un po' nervosa, amore? Sei un po' un coglione, Gianni? Ma non hai capito niente tu. Ti tradisco. Da 6 mesi. Con tuo cugino. Mio cugino era gay. Mio cugino è gay, ma non è poco gay, è tanto gay. Carla, guarda che mio cugino è gay. No, dico, la camicia blu no. No, quella col fiore. Quella col fiore grande, ma come te lo devo da di? Quella col fiore grande. E dai, con sto blu. Sto blu non mi piace, va. No, ma allora non ti sento più. No. Cara camicia blu, non te voglio vedere. Aspetta un attimo, c'ho una telefonata sotto. Ma chi è sto rompicoli? Gianni? Sì, dimmi, Gianni. Un attimo, sono al telefono con l'altro. Che c'è, Gianni? Ma te pare che sto gay? Ma secondo te sto gay? Ma Gianni! Ma su, ma Gianni, ma che ti viene in mente? Ma ti sembro gay io? Ma guarda il mio profilo su Facebook e te sembro gay? Mo c'ho pure un taglio che è regolarissimo proprio. E guardami su Facebook, ho fatto la foto ieri. E non so gay, Gianni, convinciti, non sono gay, mamma mia, mo te devo la stacca c'è l'altro, eh? Pronto, diceva ma la camicia?